Inaugurati questa mattina al Lido Comunale di Bagnoli i nuovi spazi per le attività sportive da spiaggia, pallavolo, rugby e bocce. Le attrezzature sono state donate dal GIFAS, gruppo Italsider Famiglie Fanciulli e Adulti Speciali, ente del terzo settore che da 50 anni opera sul territorio. Il GIFAS ha pensato di donare le attrezzature che servono, quindi attrezzare il campo di beach volley, quello di beach bocce e quello di beach rugby. E logicamente queste sono tutte attività aperte anche al territorio, però per noi è importante che i nostri ragazzi abbiano dei punti di riferimento dove poter andare. Per il Lido di Bagnoli è in programmazione l'iniziativa Sensazioni al Crepuscolo, con incontri serali di musica e degustazioni di prodotti locali. In attesa della balneabilità, che è una sfida del sindaco, insomma, che richiederà tempo, ma diventa sempre più fruibile ed utile per i cittadini. Il mio GIFAS ha fatto un lavoro straordinario, che poi è una storia meravigliosa, GIFAS, perché insomma nasce per la terapia di chi si era ammalato nell'Italsider, adesso è una realtà molto importante e ci ha fatto questo regalo, questa collaborazione molto importante in quest'area, che poi insomma è il posto dove sono nati. Lo scorso giugno abbiamo riaperto il Lido, lo abbiamo riconsegnato ai cittadini e nello stesso tempo però volevamo sfruttare al meglio gli spazi che sono disponibili e soprattutto mettere in campo un progetto bello di inclusione e di integrazione tra i cittadini bagnoli e i ragazzi speciali di GIFAS. GIFAS insomma, ha accolto il nostro invito e l'ha fatto in maniera egregia, quindi gli siamo molto grati.